Così ho trascorso la mia vita solo, senza nessuno cui poter parlare. Fino a 6 anni fa, quando ebbi un incidente col mio aeroplano nel deserto del Sahara. Qualche cosa si era rotta nel motore e siccome non avevo con me né un meccanico né dei passeggeri, mi accinsi da solo a cercare di riparare il guasto. Era una questione di vita o di morte, perché avevo acqua da bere soltanto per una settimana. La prima notte dormii sulla sabbia, a 1000 miglia da qualsiasi abitazione umana. Ero più isolato che un marinaio abbandonato in mezzo all'oceano su una zattera dopo un naufragio. Potete immaginare il mio stupore di essere svegliato all'alba da una strana vocetta. Mi disegni per favore una pecora? Cosa? Disegnami una pecora! Balzai in piedi come fossi stato colpito da un fulmine. Mi strofinai gli occhi più volte, guardandomi attentamente intorno. E vidi una straordinaria personcina che mi stava esaminando con grande serietà. Qui potete vedere il miglior ritratto che riuscii a fare di lui più tardi. Ma il mio disegno è molto meno affascinante del modello. La colpa non è mia, però. Con lo scoraggiamento che hanno dato i grandi quando avevo 6 anni alla mia carriera di pittore, non ho mai imparato a disegnare altro che serpenti boa dal di fuori o serpenti boa dal di dentro. Ora, guardavo fisso l'improvvisa apparizione, con gli occhi fuori dall'orbita per lo stupore. Dovete pensare che mi trovavo a 1000 miglia da una qualsiasi regione abitata, eppure il mio omento non sembrava smarrito in mezzo alle sabbie, né tramortito per la fatica, o per la fame, o per la sete, o per la paura. Niente di lui mi dava l'impressione di un bambino sperduto nel deserto, a 1000 miglia da qualsiasi abitazione umana. Quando finalmente potei parlare, gli domandai: ma che cosa fai qui? Come tutta risposta, egli ripeté lentamente, come si trattasse di cosa di molta importanza: per piacere, disegnami una pecora. Quando un mistero è così sovraccarico, non si osa disubbidire. Per assurdo che mi sembrasse, a 1000 miglia da ogni abitazione umana e in pericolo di morte, tirai fuori dalla tasca un foglietto di carta e la penna stilografica. Ma poi ricordai che i miei studi si erano concentrati sulla geografia, sulla storia, sull'aritmetica e sulla grammatica. E gli dissi un po' di malumore che non sapevo disegnare. Mi rispose: non importa, disegnami una pecora. Non avevo mai disegnato una pecora. E allora feci per lui uno di quei 2 disegni che avevo fatto tante volte. Quello del boa di fuori. E fui sorpreso di sentirmi rispondere: no, 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 non voglio l'elefante dentro al boa. Il boa è molto pericoloso e l'elefante è molto grande. Dove vivo io, tutto è molto piccolo. Ho bisogno di una pecora. Disegnami una pecora. Fece il disegno. Lo guardò attentamente. E poi disse: no, questa pecora è malaticcia, fammene un'altra. Feci un altro disegno. Il mio amico mi sorrise gentilmente, con indulgenza. Lo puoi vedere da te, disse, che questa non è una pecora, è un ariete. Ha le corna. Rifeci il disegno una terza volta, ma fu rifiutato, come tra i precedenti. Questa è troppo vecchia, voglio una pecora che possa vivere a lungo. Questa volta la mia pazienza era esaurita. Avevo fretta di rimettere a posto il mio motore. Buttai giù un quarto disegno e tirai fuori questa spiegazione. Questa è soltanto la sua cassetta. La pecora che volevi sta dentro.
fui molto sorpreso di vedere il viso del mio piccolo giudice illuminarsi. Questo è proprio quello che volevo! Pensi che questa pecora dovrà avere tanta erba? Perché? Perché dove vivo io tutto è molto piccolo. Avrà sicuramente abbastanza erba. È molto piccola la pecora che ti ho data. Si chinò sul disegno. Non così piccola che... Ah, guarda! Si è messa a dormire. E fu così che feci la conoscenza del piccolo principe. Imparai presto a conoscere quel fiore. Sul pianeta del piccolo principe c'erano stati sempre fiori molto semplici, adorni di una singola corona di petali, umili e discreti, che al mattino comparivano in mezzo all'erba per poi spegnersi alla sera. Quel fiore invece era germogliato un bel giorno da un seme arrivato da chissà dove. Il piccolo principe aveva sorvegliato con attenzione quello stelo, che non somigliava a nessun altro, temendo che si trattasse di una nuova specie di baobab. Mentre assisteva alla formazione di un bocciolo enorme, il piccolo principe sentiva che ne sarebbe scaturita un'apparizione miracolosa. Il fiore continuava a prendere tempo per farsi bello, restando al riparo nella sua cameretta verde. Sceglieva con cura i colori con cui adornarsi, si abbigliava lentamente, sistemava bene i suoi petali, uno ad uno. Non aveva intenzione di uscire con la gonna spiegazzata, come fanno i papaveri. Voleva mostrarsi nel suo massimo splendore. Sì, era molto vanitoso. La sua misteriosa vestizione durò per giorni e giorni, finché un mattino, proprio al sorgere del sole, il fiore decise di mostrarsi. Dopo aver lavorato con tanta cura al suo aspetto, disse con uno sbadiglio: scusa, sai, se non ho avuto il tempo di pettinarmi come si deve, ma mi sono appena svegliato. Il piccolo principe non poté trattenere la propria ammirazione. Sei bellissimo. Vero? Rispose quello dolcemente. E sono nato insieme al sole. Il piccolo principe capì che il fiore non brillava certo per modestia, ma era talmente bello da farlo commuovere. Credo sia ora di colazione, aveva poi aggiunto il fiore. Potresti gentilmente occuparti di me? Subito il piccolo principe, tutto emozionato, corse a riempire l'annaffiatoio di acqua fresca. Ben presto fu semplice vedere quanto quel fiore fosse difficile da accontentare, orgoglioso e permaloso com'era. Un giorno, a proposito delle sue quattro spine, aveva detto: «Che vengano pure le tigri con i loro artigli!» «Non ci sono tigri su questo pianeta», aveva obiettato il piccolo principe. «E comunque le tigri non mangiano l'erba!» «Mica sono un'erba io!» aveva bisbigliato il fiore offeso. «Scusa, non ho paura delle tigri, ma ho il terrore delle correnti d'aria. Per caso avresti un paravento?» «Il terrore delle correnti d'aria? Certo che per una pianta è una vera disgrazia. Questo fiore è piuttosto complicato», aveva commentato tra sé e sé il piccolo principe. «La sera mi dovrei mettere sotto una campana di vetro. Fa freddo qui. Non è affatto confortevole. Da dove vengo io?» Si era interrotto a metà frase.
era giunto lì sotto forma di seme, perciò non sapeva proprio nulla degli altri mondi. Vergognandosi per essersi lasciato quasi sfuggire una bugia tanto sciocca, aveva tossicchiato 2 o 3 volte, nell'intento di far sentire in colpa il piccolo principe. Allora, questo paravento? Stavo per andartelo a prendere, ma non volevo interromperti mentre parlavi. Il fiore aveva ripreso a tossire forzatamente per infliggergli almeno qualche rimorso. Così, il piccolo principe, malgrado il suo amore, aveva finito per dubitare di quel fiore. Aveva dato importanza a parole ininfluenti e la cosa lo aveva reso infelice. Non dovevo dargli retta, mi confidò un giorno. Non bisogna mai credere troppo a quello che dicono i fiori. Bisogna ammirarli, respirare il loro profumo. Il mio fiore riempiva con il suo profumo l'intero pianeta. Ma io non riuscivo a rallegrarmene. Mi aveva irritato molto con quella storia degli artigli, che avrebbe dovuto intenerirmi. E invece continuò a confidarsi. Non capivo un accidenti. Avrei dovuto giudicarlo dalle azioni, non dalle parole. Mi inebriava con il suo profumo, faceva risplendere i miei giorni. Non sarei mai dovuto fuggire. Avrei dovuto capire che dietro a quelle sciocche ripicche nascondeva l'affetto per me. Ah, i fiori, quanto sono contraddittori. Ma ero troppo giovane per saperlo amare. In quel momento apparve la volpe. Buongiorno! Buongiorno, rispose gentilmente il piccolo principe, voltandosi, ma non vide nessuno. Sono qui, sotto il velo! Chi sei? Sei molto carino. Sono una volpe. Vieni a giocare con me, propose il piccolo principe. Sono così triste. Non posso giocare con te, non sono addomesticata. Ah, scusa. Ma dopo un momento di riflessione soggiunse: che cosa vuol dire addomesticare? Non sei di queste parti tu? Che cosa cerchi? Cerco gli uomini, disse il piccolo principe. Che cosa vuol dire addomesticare? Gli uomini, disse la volpe, hanno dei fucili e cacciano. È molto noioso. Allevano anche delle galline, è il loro solo interesse. Tu cerchi delle galline? No, cerco degli amici. Ma cosa vuol dire addomesticare? È una cosa molto dimenticata. Vuol dire creare dei legami. Creare dei legami? Certo, disse la volpe, tu fino ad ora per me non sei che era un ragazzino uguale a 100.000 ragazzini. Io non ho bisogno di te, neppure tu hai bisogno di me. Io non sono per te che una volpe uguale a 100.000 volpi. Ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno l'uno dell'altro. Tu sarai per me unico al mondo e io sarò per te unica al mondo. Comincio a capire. C'è un fiore. Credo che mi abbia addomesticato. È possibile? Capita di tutto sulla terra. Oh no, non è sulla terra, disse il piccolo principe. La volpe sembrò perplessa. Su un altro pianeta? Sì. Ci sono dei cacciatori su questo pianeta? No. Questo mi interessa. E delle galline? No, non c'è niente di perfetto. Ma la volpe ritornò alla sua idea. Senti, la mia vita è monotona. Io do la caccia alle galline e gli uomini danno la caccia a me, ok? Tutte le galline si assomigliano e tutti gli uomini si assomigliano, quindi io mi annoio. Ma se tu mi addomestichi, la mia vita sarà come illuminata. Conoscerò un rumore di passi che sarà diverso da tutti gli altri. Gli altri passi mi fanno nascondere sottoterra. Il tuo mi farà uscire dalla tana.
come una musica. E poi guarda, vedi laggiù in fondo dei campi di grano? Io non mangio il pane e neanche il grano. Per me è inutile. I campi di grano non mi ricordano nulla. E questo è triste. Ma tu hai i capelli color dell'oro e allora sarà meraviglioso quando mi avrai addomesticato. Il grano che è dorato mi farà pensare a te. E amerò il rumore del vento nel grano. La volpe tacque e guardò a lungo il piccolo principe. Per favore, addomesticami! Volentieri, ma non ho molto tempo, Ho da scoprire degli amici e da conoscere molte cose. Non si conoscono che le cose che si addomesticano, disse la volpe. Gli uomini non hanno più tempo per conoscere nulla. Comprano dai mercanti le cose già fatte e siccome non esistono più mercanti di amici, gli uomini non hanno amici. Se tu vuoi un amico, addomesticami. Ma che bisogna fare? Beh, bisogna essere molto pazienti. In principio tu ti siederai lontano da me, così, nell'erba. Io ti guarderò con la coda dell'occhio. E tu non dirai nulla. Le parole sono una fonte di malintesi. Ma ogni giorno tu potrai sederti un po' più vicino. Il piccolo principe ritornò l'indomani. Sarebbe stato meglio ritornare alla stessa ora. Se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi alle 4, dalle 3 io comincerò ad essere felice. E col passare dell'ora aumenterà la mia felicità. Quando saranno le 4, incomincerò ad agitarmi e a inquietarmi. Scoprirò il prezzo della felicità. Ma se tu vieni non si sa quando, io non saprò mai a che ora prepararmi il cuore. Ci vogliono i riti. Che cos'è un rito? Oh, anche questa! Anche questa è una cosa dimenticata dagli uomini da tempo. È quello che fa un giorno diverso dagli altri giorni, un'ora dalle altre ore. Ecco, ce l'ho, c'è un rito. Per esempio, presso i miei cacciatori, il giovedì ballano con le ragazze del villaggio. Allora, il giovedì è un giorno meraviglioso. Io mi spingo sino alla vigna. Se i cacciatori ballassero in un giorno qualsiasi, i giorni si assomiglierebbero tutti e io non avrei mai vacanza. Così il piccolo principe addomesticò la volpe e quando l'ora della partenza fu vicina, piangerò, la colpa è tua, io non ti volevo far del male, ma tu hai voluto che ti addomesticassi. È vero, ma piangerai. E certo, ma allora che ci guadagni? Ci guadagno il colore del grano. C'era, di fianco al pozzo, un vecchio muro di pietra in rovina. Quando ritornai dal mio lavoro l'indomani sera, vidi da lontano il mio piccolo principe che era seduto là sopra, con le gambe penzoloni. Lo udì che parlava. Non te ne ricordi più, diceva. Il punto esatto non è proprio qui. Un'altra voce senza dubbio gli rispondeva perché egli replicò: sì, sì, è proprio questo il giorno, ma non è qui il luogo. Continuai il mio cammino verso il muro. Non vedevo né udivo ancora l'altra persona. Tuttavia il piccolo principe replicò di nuovo: sicuro verrai dove incominciano le mie tracce nella sabbia. Non hai che ad attendermi là, ci sarò questa notte. Ero a 20 metri dal muro e non vedevo ancora nulla. Il piccolo principe disse ancora dopo un silenzio: hai del buon veleno, sei sicuro che non mi farai soffrire troppo a lungo? Mi arrestai, il cuore stretto, ma ancora non capivo. Ora vattene, disse, voglio scendere da qui. Allora anch'io abbassai gli occhi ai piedi del muro e feci un salto. C'era là, attrezzato verso il piccolo principe, un
uno di quei serpenti gialli che ti uccidono in 30 secondi. Pur frugando in tasca per prendere il revolver, mi misi a correre, ma al rumore feci... Il serpente si lasciò scivolare dolcemente nella sabbia, come un getto d'acqua che muore e, senza troppo affrettarsi, si infilò tra le pietre, con un leggero rumore metallico. Arrivai davanti al muro giusto in tempo per ricevere fra le braccia il mio metto, pallido come la neve. Che cos'è questa storia? Adesso parli coi serpenti. Avevo disfatto la sua sciarpa d'oro, e gli avevo bagnato le tempie e l'avevo fatto bere. Ed ora non osavo più domandargli nulla. Mi guardò gravemente e mi strinse le braccia al collo. Sentivo battere il suo cuore come quello di un uccellino che muore quando l'hanno colpito col fucile. Mi disse: «Sono contento che tu abbia trovato quello che mancava al tuo motore. Puoi ritornare a casa tua». «Come lo sai?» Stavo appunto per annunciargli che, insperatamente, ero riuscito nel mio lavoro. Non rispose alla mia domanda, ma soggiunse: «Anch'io oggi ritornerò a casa». Poi, melanconicamente, è molto più lontano, è molto più difficile. Sentivo che stava succedendo qualche cosa di straordinario. Lo stringevo fra le braccia come un bimbetto, eppure mi sembrava che scivolasse verticalmente in un abisso, senza che io potessi fare nulla per trattenerlo. Aveva lo sguardo serio, perduto lontano. «Ho la tua pecora e ho la cassetta per la pecora e ho la museruola». E sorrise con malinconia. Attesi a lungo, sentivo che a poco si riscaldava. «Oh, metto caro, hai avuto paura?» Aveva sicuramente avuto paura, ma rise con dolcezza. «Avrò ben più paura questa sera». Mi sentii gelare di nuovo per il sentimento dell'irreparabile e capii che non potevo sopportare l'idea di non sentire più quel riso. Era per me come una fontana nel deserto. «Ometto, voglio ancora sentirti ridere!» Ma mi disse: «Sarà un anno questa notte. La mia stella sarà proprio sopra il luogo dove sono caduto un anno fa». «Ometto, ma non è vero che è un brutto sogno quella storia del serpente, dell'appuntamento e della stella?» Ma non mi rispose. Disse: «Quello che è importante non lo si vede». «Certo, è come per il fiore. Se tu vuoi bene un fiore che sta in una stella, è dolce la notte guardare il cielo. Tutte le stelle sono fiorite». «Certo, è come per l'acqua, quella che tu mi hai data da bere, era come una musica. C'era la carucola e c'era la corda. Ti ricordi com'era buona?» «Certo, guarderai le stelle la notte. È troppo piccola da me perché ti possa mostrare dove si trova la mia stella». «È meglio così, la mia stella sarà per te una delle stelle. Allora tutte le stelle ti piacerà guardarle, tutte saranno tue amiche. E poi ti voglio fare un regalo». Rise ancora. «Ah, ometto mio, mi piace sentire questo riso. E sarà proprio questo il mio regalo, sarà come per l'acqua». «Che cosa vuoi dire?» «Gli uomini hanno delle stelle che non sono le stesse. Per gli uni, quelli che viaggiano, le stelle sono delle guide. Per gli altri, che sono delle piccole luci, per altri ancora, sapienti. Sono dei problemi, ma il mio uomo d'affari era uno di loro. Ma tutte queste stelle sono silenziose. Tu avrai delle stelle come nessuno ha». «Cosa vuoi dire?» «Quando tu guarderai il cielo la notte, visto che io abiterò in una di esse, visto che io riderò in una di esse, allora per te sarà come se tutte le stelle ridessero. Tu solo avrai delle stelle che sanno ridere». E rise ancora. «E quando ti sarai consolato, ci si consola sempre, sarai contento di avermi conosciuto, sarai sempre il mio amico, avrai voglia di ridere con me e aprirai a volte la finestra, così, per il piacere, e i tuoi amici saranno stupiti di vederti ridere guardando il cielo. Allora tu dirai: sì, le stelle mi fanno sempre ridere, e ti crederanno pazzo, ti avrò fatto un brutto scherzo». E rise ancora. «Sarà come se ti avessi dato, invece delle stelle, mucchi di sonagli che sanno ridere». E rise ancora. Poi ridivenne serio. «Questa notte, sai, non venire. Non ti lascerò. Sembrerà che io mi senta male, sembrerà un po' che io muoia. E così, non venire a vedere, non vale la pena». «Non ti lascerò!» Ma era preoccupato.
Ti dico questo, anche per il serpente, non bisogna che ti morda. I serpenti sono cattivi, ti può mordere per il piacere di non ti lascerò. Ma qualcosa lo rassicurò. È vero però che i serpenti non hanno più veleno per il secondo morso. Quella notte non lo vidi mettersi in cammino. Si era dileguato senza far rumore. Quando riuscì a raggiungerlo, camminava deciso, con un passo rapido. Mi disse solamente: «Ah, sei qui!» E mi prese per mano, ma ancora si tormentava. «Hai fatto male a venire. Avrai dispiacere, sembrerò morto e non sarà vero.» Io stavo zitto. «Capisci, è troppo lontano, non posso portare appresso il mio corpo, è troppo pesante.» Io stavo zitto. «Ma sarà come una vecchia scorza abbandonata, non sono tristi le vecchie scorze.» Io stavo zitto. Si scoraggiò un poco, ma fece ancora uno sforzo. «Sarà bello, sai, anch'io guarderò le stelle. Tutte le stelle saranno dei pozzi con una carrucola arrugginita. Tutte le stelle mi verseranno da bere.» Io stavo zitto. «Sarà talmente divertente. Tu avrai 500 milioni di sonagli, io avrò 500 milioni di fontane.» E tacque anche lui, perché piangeva. «E là, lasciami fare un passo da solo.» Si sedette, perché aveva paura, e disse ancora: «Sai, il mio fiore, ne sono responsabile. Ed è talmente debole, è talmente ingenuo, ha quattro spine da niente per proteggersi dal mondo.» Mi sedetti anch'io, perché non potevo più stare in piedi. Disse: «Ecco, è tutto qui.» Esitò ancora un poco, poi si rialzò, fece un passo e io non riuscivo a muovermi. Non ci fu che un guizzo giallo vicino alla sua caviglia. Rimase immobile per un istante. Non gridò. Cadde dolcemente, come cade un albero. Non fece neppure rumore sulla sabbia. E siamo arrivati alla fine di Libri in Festa Alessandria 2021. Il Contastorie, tutte le Contastorie, tutti quelli che hanno lavorato per questa edizione vi ringraziano di cuore, vorrebbero essere qui presenti per abbracciarvi tutti. Però mi hanno dato un compito importante. Come da tradizione, vi annuncio che Libri in Festa 2022 sarà dal 10 al 14 maggio, l'anno prossimo. E vi annuncio anche che il paese ospite della prossima edizione sarà l'Irlanda. E vi annuncio anche che il titolo di Libri in Festa 2022 sarà Desideri. Sapete quei desideri che ognuno di noi tiene stretto, stretto tra le mani e li tiene stretti nel cuore? Ecco, proprio quelli. È arrivato il momento di guardare le stelle, ma anche di abbassare lo sguardo verso l'orizzonte e cominciare a realizzare quello che il nostro cuore desidera. E allora vi saluto come ho iniziato, con una filastrocca. Ma questa volta è la filastrocca dei desideri. Voglio l'erba sulla pelle, voglio correre nei venti, e lo zucchero di stelle voglio romperlo tra i denti. Voglio fare le mie domande ad un albero, ad un fiume. Voglio diventare grande senza perdere le piume. Voglio i nomi ed i cognomi delle cose che non so. Voglio due cugini ignomi. Voglio quello che già ho. Voglio il sole di domani con le lucciole di ieri. Voglio qua, sopra le mani, tanti desideri.